Bentrovati nell'angolo dello sport. Continua con molto impegno il lavoro dei ragazzi a Rivisondoli. Zeman sembra abbastanza soddisfatto della partecipazione, di come stanno lavorando i ragazzi. Lui ha sempre parlato di impegno mentale, oltre che di impegno fisico, e pare che questi ragazzi ce la stiano mettendo tutta per farsi apprezzare dal mister, per farsi eventualmente sistemare nella rosa degli eletti. Detto questo, sta a significare che sono ancora troppi. Pure adesso, nelle ultime ore, Zeman ha avuto occasione di dire ai tecnici della società di lavorare per snellire un pochino di più la rosa. Sono troppi e sono tanti. Anche oggi nel corso della partitella non è che si possa definire partitella, è un incontro con il pallone, tutto lì, ma non un test senza nessuna capacità di prova, che non ti dà nessuna risposta. Invece vediamo un po' i movimenti, sono tanti. Diallo che va in prestito a Teramo. Teramo oramai è diventata la succursale del Pescara, ha 5-6 giocatori, tra questi dovrebbe esserci anche il terzino Pietro Antonio, un ragazzo di cui dicono tutti un gran bene, che ha giocato lo scorso anno sempre come prestito del Pescara, ha giocato nell'Aquila, meritandosi il plauso e del mister e della società. Palazzi dell'Inter, verrà arrivato da Vercelli. E a Rivisondoli la prima cosa che ha detto: oh, ma questa è una squadra da Serie A, un po' di ruffianeria ci vuole sempre. È ritornato Campagnaro avrà un contratto per un anno, un contratto a rendimento, comunque sia sta lì. Zeman è convinto che potrebbe essere utile se riesce ad allenarsi bene, ad essere a posto fisicamente, è sempre un giocatore di altissimo livello. Piace Cancellotti, un ragazzo di 25 anni, dovrebbe arrivare dalla Juve Stabia. Gianluca Barba invece va di nuovo in prestito al Piacenza. Ben Ali, punto interrogativo, rimane o se ne va alla Samp? E se dovesse andare alla Samp, noi diventiamo la succursale della Sampdoria. Dopo Verre, Torreira, Caprari, arrivare pure Ben Ali, insomma quattro pezzi da 90. Di Massimo invece torna alla San Benedettese. Però ci torna non più in prestito come lo scorso anno, ma a titolo definitivo. Polidoro, ragazzo interessante, lo vorrebbe la Pro Vercelli, lo vorrebbe il Teramo, lo vorrebbe anche la Juve Stabia, bisognerà vedere dove andrà. C'è un 17enne interessante per Zeman, si chiama Elizalde, ed è il Wanderers, quella società che fa capo anche a Mesa. Poi si parla ancora di Gatto, ma bisogna che per prendere il Gatto che parta qualcuno tra Ben Ali e Mitrita. Oggi sono anche impegnati nella promozione della campagna abbonamenti, diciamo che parte tra un paio di giorni, però diciamo che oggi è l'ufficialità della campagna abbonamenti. Come risponderà la tifoseria? Questa è una domanda da $1 milione, si diceva una volta. Perché? E perché, come vi ho già detto in altre occasioni, mai come in questo periodo la tifoseria è stata così spaccata, così in difficoltà anche di pensiero, perché se tu li vai ad ascoltare sono frastornati, vorrebbero che la società facesse qualcosa di più, vorrebbero che la società chiedesse scusa per la stagione scorsa, ma che queste sono cose ridicole, che chiede scusa? Semmai la società deve riprendere i contatti con la tifoseria attraverso qualche tecnico della comunicazione. Qui viviamo un momento della comunicazione, tutti fanno comunicazione, anche un sarto, se c'ha il suo piccolo laboratorio si avvale dell'opera di uno che ne capisce, insomma solo la Pescara Calcio ha questo signore che fa tutto lui, che,
che quindi non delega a nessuno e che in definitiva non dà la possibilità nemmeno alla tifoseria di vedersi rispettata. Ecco, questo pare che sia l'aspetto più importante. I tifosi dovrebbero essere rispettati dal Presidente. Comunque sia, vorrei ricordarvi che domenica c'è il Matteotti, una corsa ciclistica di grandissimo respiro, tant'è che il prossimo anno dovrebbero farlo disputare verso la fine dell'estate, verso settembre, che potrebbe essere valido per qualche prova importante internazionale. C'è Renato Ricci che sta facendo i miracoli per portare avanti questo Matteotti, ci sta riuscendo, ma solo lui sa come fa, è un miracolo vivente anche lui. Comunque sia, quest'anno ci saranno 4 o 5, mi pare di ricordare, squadre abruzzesi che cercheranno di trovare anch'essi un posto al sole in questo trofeo Matteotti. Bene, un affettuoso saluto a voi tutti, come sempre, da Gianni Lussoso, un ringraziamento particolare al regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.